L'evento dedicato alla saggistica Passaggi Festival torna nella città fanese nelle date che vanno dal 21 al 25 giugno. In occasione dell'avvicinarsi della manifestazione, questa mattina è stata presentata la partnership tra il Liceo Nolfi Apolloni e, appunto, Passaggi Festival. Una collaborazione che prosegue da alcuni anni, ma che quest'anno vede finalmente l'ufficialità come scuola partner dell'evento attraverso molteplici attività in cui gli studenti saranno i protagonisti. Ne siamo molto contenti. Diversi nostri studenti svolgono questa attività nell'ambito di ciò che si chiamava alternanza scuola-lavoro, che oggi è stata ridefinita dal Ministero nei termini nuovi di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. I nostri ragazzi vengono impiegati in questa attività in vari ambiti, di carattere giornalistico prevalentemente, quindi social media, redazione di recensioni, redazione di articoli, ma anche accompagnamento per gli ospiti di passaggi, per gli autori, rapporti con gli autori, attività di segreteria e introduzione anche di alcuni appuntamenti con gli autori, fotografie, una serie di attività che già proiettano i nostri studenti in alcuni degli ambiti che potrebbero anche essere loro ambiti professionali futuri. In questo senso la cosa ha una valenza orientativa anche per l'attività dei nostri studenti dopo la fine del loro corso di studi presso il nostro liceo. La conferenza si è tenuta all'interno del plesso scolastico, alla presenza del preside, insegnanti, amministrazione comunale e degli organizzatori del festival. Gli studenti che arrivano non soltanto per, come dire, firmare un foglio presenza giornaliero, ma per fare cose davvero importanti all'interno del festival. Nessuno di essi viene tenuto, come dire, in disparte, vengono tutti coinvolti, ci sono una serie di incontri di preparazione al lavoro che poi ciascuno deve fare e quindi c'è un coinvolgimento reale e attivo degli studenti nell'organizzazione e nella gestione dei giorni del festival. Oltre 30 i ragazzi delle classi terze e quarte dell'indirizzo classico, linguistico, artistico, scienze umane ed economico-sociale che si metteranno alla prova grazie a dei tutor che li formeranno prima dell'evento. Una specie di start-up, Passaggi Festival deve essere considerata questa, per giovani che vogliono tentare una propria attività lavorativa nel mondo della cultura. Ecco, noi siamo di quelli che pensano che con la cultura si mangia. Il problema qual è? Che in questo paese i vari talenti che ogni anno vengono scoperti tra i giovani poi non trovano un'occupazione adeguata e sono costretti ad andare all'estero. Ecco, io direi che il merito di Passaggi Festival è stato proprio quello di essere una start-up, di aver fatto scoprire una passione verso la cultura e una propria attività in futuro per i giovani.